Prova, prova. Ok. Ma si sente? Ah, che si sente molto più forte il gioco. Ah, ok, a posto. Tettere, tettere. Ok, perfetto. Allora questo lo scarichiamo, vediamo se riesco a scaricare anche il 2. Ah, ma comunque mi sa che io devo ritoccare l'audio però. Mi sa che è un po' basso. Ma non capisco se è basso di qua. Boh, io lo lascio così. Però mi sembra che sia basso il gioco. Quando se ne fa un po' le bizze, va bene. Hello? Ma che si sente così poco e nulla alla radio, per quello, però vabbè, ci può stare. Ma mi sa che l'ho impostato anche un po' bassino, vabbè, che tanto poi viene relativamente tolto, quindi anche un po' chi se ne frega. Ah, basta che si sente bene il gioco. No, potenziamento voci, uscita audio cuffie. Sì. Prodotto no. Ok. Beh, Michael ha 1 milione. Qualche garage inizierei a comprarlo anche con lui. Robert Plant. Mi ficca. Una maniera. Questo. Ah, beh, no, beh, uno l'ho preso. Ho preso il garage di Vinewood. Ho 1 milione con lui, ci sto. Avevo appena finito la quest, siamo dove c'è Trevor, perché dovevamo fare il colpo. Avevamo rubato il coso.
Quanto tempo però, eh? Io sto solo poi. Faccio piani. Allora. No, con cosa sono a posto? Manca solo Trevor che deve essere un po' migliorato. Budin. Ok. Perché qui? Ma era già. Perché? Ma io lo abbandono qui, ma scusami. Ma va, curcate, ma io ti abbandono. Ma perdonami. Cioccolato. Date un po' di cioccolato. No, no, ma hai ragione, hai ragione. Era solo per dire che, insomma. Allora. Fammi scaricare anche l'altro, che sennò mi dimentico. E poi rimango senza cose. E sennò poi c'è la gnagno che mi picchia. Mi sgrida. Frank, non sarebbe ora di assumere il controllo del tuo interiore? Sei disposto a impiegare 5 minuti per una vita piena di soddisfazione? Vai sul sito. Fratello Adrian. Che cazzo è fratello Adrian? Ma io non me lo ricordo. Ma l'audio va bene perché. Provate prima a sentire un attimino. Sarà che magari lo sento un po' da cellulare. E vabbè, io ho le cuffie buone. Quindi è sempre un po' differente. Però non è un po' basso l'audio? Che mi sembra un po' bassino. Infatti, io ho dovuto così aumentarmi al massimo le cuffie. Sarebbe ora di comprarmi qualcosa, visto che adesso c'ho un po' di soldi. Allora, giubbotti. Niente, ma porca miseria, ma cosa c'ho allora? No, cambia. Sempre quella metto. Che cacchio. Metti questa qui, che non fa neanche tanto freddo. Allora, beh, la maschera chi se ne frega. Ma la maschera non credo che ti dia taglio o meno, quindi in realtà ci potrebbe stare. Ok, dai, così sei già più guardabile. Andiamo in. Abbiamo un po' di cose da fare. Allora, con Michael devo andare da Trevor perché c'è il colpo. Ma ho tante robe da fare a parte. In primis conto ho. Ti sento bene, ma il volume del gioco è basso. Porca miseria, allora vedi che non. Non ero io perché quando stavo facendo prima le prove non si sentiva niente. Cavoli, anzi, sembrava che la musica non ci fosse neanche. Vabbè, che tanto poi dopo viene censurata, però. Dava un po' fastidio. Chomp. Ok, prendiamo questa qui. La andiamo a potenziare. Trevor in mezzo al mare, lascia fare. Non ci facciamo domande. Che va bene così. Black Eyed Peas. Danny Brown. I can. Casas. Per rimanere chill. Non lo so che cosa stavo facendo. Poi perché Sebastian? Non so perché comunque fossi in mezzo al mare, non. Onestamente non so neanche se voglio saperlo. Tanto comunque è con Michael che si attiva la quest, infatti l'ho abbandonato lì. Se ne ritorna per cazzi suoi, che me frega. Tanto non è importantissimo che io lo comandi per farlo tornare, quindi si arrangi. Che cacchio, va bene tutto, però. È che sono un'alloranza. Che sono il trasporto delle persone in mare. Ha le gambe, se si è buttato in mare saprà come tornare. Wow. Electric. Sono ecologico io. A me piace l'ecologia. Infatti io, se dovessi prendermi una macchina, effettivamente, possibilmente, la vorrei. O GPL comunque elettrica. Per consumare il meno possibile. Ed essere ecologico. Molto onestamente lo dico. Anche se appunto mi piace la Tesla, però, arrivarci a prendere una Tesla. Non è neanche tanto una macchina da ricchi, questa è anche una cosa che apprezzo. Però, insomma, più che altro il fatto che te la fabbricano. Scaccia quello, però è figa quella roba lì. E vedi che non fa rumore, bellissimo. Permesso, grazie. GPL è elettrico. Ah, sì, ok. Allora va bene, sì. Pensavo fossero due differenti. Ups. Ah, il granchio della sirenetta. Ah, scusa, non avevo intuito la cheat. No, 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 hai fatto bene tu. Ho capito poco io. Non avevo proprio capito io il riferimento alla sirenetta. Più che altro effettivamente non voglio saperlo. Scusi. L'ho aperto di colpo io con la macchina. Ah, GPL e elettrico. GPL è un altro che consuma poco, sbaglio. Quello voglio dire. Infatti allora mi sembrava che fossero due diversi.
Adesso va bene il volume? È come il metano, ok. E dovrebbe consumare poco allora. Non è potentissimo, però. Quanti soldi ho? Ah, no, non può. Sospensione. Non ha il turbo perché giustamente è elettrica. È carina come roba il fatto che non ha il turbo, è una bella idea. Infatti non può essere potenziata più di tanto proprio perché è elettrica. Bella idea, mi piace come cosa. Ci sta. Ok, ho messo a scaricare le due robe. Quelle degli Assoghita perché mi interessa quello. È stato davvero. Fai tipo. Infatti. Allora va bene. Ok, andiamo a fare un po' di roba. Allora. Abbiamo Barry. Fammi vedere un po' di roba. Perché alla fine sembra che devo andare solo avanti. A meno che non voglio. Mary Ann. Chi cazzo era Mary Ann? Non me la ricordo. Non credo che sia la zia, eh. No, perché sennò io andrei a fare anche le. Fino là sopra. Non è tanto lontano, non è tanto lontano. Dai, andiamoci. Non è troppo lontano, sono 2 km. Perché vorrei provare a fare le gare. A parte che si attivano dalle 8 alle 5. Ovviamente prenderei una delle mie macchine. Che le ho già messe da parte al garage. Che comunque lascia fare. Quelle spingono. Ehi, pazzo! Ma quello lì era un criminale. È passato lui veloce, eh. Bella, guarda, una Porsche. Sembrava una Porsche. Un pochino che si sente meglio ci sia. Ok, perfetto. Allora, aspetta. Allora, quindi andava bene come l'avevo impostato prima. Mi sembrava che così forse ce l'avevo all'inizio. Vabbè, fa niente, fa niente. L'importante è saperlo. No, perché giustamente poi si sente poco in là e non ha senso. Cioè, non tanto per la musica, ma per il gioco. Perché se poi la mia voce nel microfono sovrasta tutto. Ma tu sei un cretino! Sei tu che stai uscendo da un parcheggio, stupido! Trovo la precedenza. Porca miseria, su. Ah, scappa, scappa. Scappa che. Porca miseria, te sparo, eh. Toh. Scemo. Scendi, dai. Scendi. Minchia, poi adesso gliene dico 4, eh. Scendi. Scendi. Ah, i tuoi amici sono rimasti dentro? Sto scemo. Vattene, va che è meglio. Vattene. Ah, porca miseria. No, non me ne frega neanche di prenderglielo, cioè. Che cazzo. Beh, mi ha passato lui la strada, Dio santo. E fa il cretino. Ha una certa, anch'io. Phil Collins, infatti mi sembra. Reagisco. Perché Phil Collins era l'unico di quegli artisti lì che negli anni 80 si contraddistingueva subito per questo tipo di sound, che a me piace tuttora. Che un po' ricorda il retrowave, comunque. È proprio quel tipo di sound anni 80 che è molto. Un po' punta al futuristico, al progressive. E a me piace poi lui come canta. Ecco, lui usava l'autotune. Cioè, questi effetti qua ricordano già il moderno autotune, eh. Infatti mi piaceva già all'epoca per lui. Quindi ho sempre appassionato agli effetti vocali perché migliorano il pezzo, lo rendono di atmosfera. Non solo per renderti intonato e fare il trapper di oggi. Proprio a me piace. Cioè lo faceva Phil Collins, dai. Eh sì, ma si sente che comunque riverbe e tutto, cioè. È una voce pesantemente modificata, eh. Non è. Cioè, lui è sicuramente un ottimo cantante, però comunque è modificata di sotto la voce, eh. È comunque al riverbero e tutto. Hello, Un boy. cane! Non si è What's perso? that? You said a man is stuck in a tree. And he needs my help? Part of you would rather leave him there because he's a bit of a dick. Franklin What's ne he parla con doing gli your animali, civic non lo duty? sapevo. Okay, shit, show me. Cioè, Franklin ha letteralmente capito che il proprietario è sull'albero. Ma è fantastico. Non lo sapevo che avesse stabilito. Non c'è scritto nel personaggio. Non vedo abilità canine. Vabbè. I've officially lost my damn mind. È ufficiale, ho perso What, il boy? He just jumped out of a fucking helicopter. Ah, ma His lo capisce parachute failed veramente o or è per finto?
No, perché è incredibile, eh? Beh, comunque sì, credo che Phil Collins già era all'avanguardia per quelle robe lì. Si sente che comunque. Si sente comunque che ha la voce modificata a Phil Collins, perché quelle riverbere e tutto. Quindi un po' effettata c'è, magari un flanger, un filter. Però sicuramente era già all'avanguardia e onestamente colpiva per quello Phil Collins negli anni 80. E a me piace parecchio per quello, perché ha questo stile molto progressive ed è figo. Intanto ho aumentato la resistenza. No, cazzo, la macchina l'ho lasciata lì indietro, ma sono un cretino. Non potevo seguirlo con la macchina. Ma è veramente rimasto bloccato sull'albero. Ma dai, ma parlo con gli animali allora. Cazzo, sono un druido. Hey bro, No, non l'ho mai fatta questa lending me qui, a hand mai. here? Non credo. Man, that's a cool ass dog you got, homie. What dog? That dog that saved your ass, man. Dude, I have no Ah idea what you're no? talking about right now. What the No. fuck? Hello? When you got a moment. My bad, dog. No, il cane non esiste. È tutta una sua immaginazione. Man, that was wild. Beh, cavoli, se anche in GTA I'm 5 not c'è il an adrenaline paranormale. junkie. I'm a control junkie. Yeah, that parachuting is intense, man. And hey, if along the way I figure out what it means to be alive, well then, let's just make this a little spiritual and say I'm on a thought journey. Shit, nothing Cioè, helps ma me think veramente se clearly l'è like shit immaginato quel myself while cane I'm che heading gli towards spiega a certain tutto? Ma è deathmatch. incredibile sta And you're up roba, for it. eh? È Not incredibile. really, dog. È Shit, I'm fighissimo. spec grappling. Oh, I knew you were a pussy. Come on. It's safe, I promise you. Safer than driving a car. The only way it's safer is if you drive a car out of a fucking airplane. Come on, let's go! Lo seguo, ma la macchina l'ho lasciata lì dietro. Adesso scopriremo la teoria dell'auto, se ritornerà al garage, eccetera. Cioè, Here comes my pilot! Let's se make ne love vale to la this pena. shit! Yo, Jeff! You wanna take a bit longer next time, dude? Non me l'aspettavo che il cane non esistesse. Pensavo di sì, a rigor di logica. Che vuoi? Ah, dovevi parcheggiare, eh? Mamma mia. You Vabbè, take the prendiamo left su. side, man! Scusami. Is that serious pussy I smell? Here's a headset to keep in touch with the Dominator, and a parachute to stop you from dying. All aboard? Okay, Jeff, round two. Appunto, Center cioè. up. Roger that, buddy! Cavoli, se si è veramente immaginato il cane che fosse lì che gli spiegava le robe, ma perché mai? No, non è tanto il fatto del cane. Il fatto che poi lui si trova lì e va a salvare il suo tizio senza saperlo. E questo che a me fa strano, non è il cane in sé. Non è neanche tanto il fatto del cane in sé che se lo immagina, è il fatto che lui segue la strada e trova sto tizio paracadutato sapendolo. Come cazzo faceva a saperlo? Impossibile. Non lo conosce. Ah sì, so come si fa. Stop talking in pussy metaphors! Devo atterrare lì sopra. Bikes! You didn't mention no fucking bikes! Devo fare il triathlon, scusami. Hey, so about that training! Ops! Ho sbagliato, volevo fare un R1. Ah sì, vai tranquillo, Frank, l'abbiamo fatto un miliardo di volte. Non è vero. This shit is insane! Ah, questo è coso. Avevamo fatto il tour di Los Santos, l'ignegno. Eh sì, è qua. Ma cos'è la cima di Fortezza in culo? Eccomi. Ma veramente sto facendo il triathlon? Ma dai! Ho perso la macchina così. Vabbè, scopriremo la teoria della macchina. Perfetto. È un modo come un altro per saperlo. Sì, ma io ti batto. Come aspetta? Come si ferma?
Eh sì. Non avevo capito come si frenava, nessuno me l'ha spiegato. Va bene. Facendo il triathlon, ok. C'è. Bello da fare però in discesa. Figa sta roba. C'era un gioco di biciclette per la PS1. Adesso mi è venuto in mente. Che era bellissimo. Fatto bene, realistico. Devi cambiare anche il telaio. Tutte le varie cose della bicicletta per poterla migliorare. E scegliere anche l'atleta, diciamo. Il corridore che si adattava meglio alle prestazioni. E infatti si chiama tipo Trial Bikers. Era tipo così, c'erano sterrati, eccetera. È veramente bello come gioco. Quello lo voglio completo. È uno di quei titoli per PS1 che ricerco completi, perché appunto mi piaceva un botto. Era fatto veramente bene. L'unico gioco di biciclette serio. Non so quanti ne abbiano fatti in generale. Sbaglio tasti. Non ci ho preso la mano. Budino. Sì, ma ce l'ho ancora masterizzato, ovviamente. Io ce l'ho tutti. Si chiama tipo Trail Bikers. Era proprio di mountain bike, perché appunto i tracciati non erano da ciclisti veri. Erano tipo così. Quindi sceglievi l'atleta. Ce ne erano diversi, tra maschi e femmine, in base alle loro prestazioni. Quindi chi magari era più bravo sulla distanza, chi aveva tanta resistenza, chi magari aveva tanto recupero, velocità e così via. E poi facevi il tour. E dopo, in base a come ti qualificavi, comunque sul punto dovevi seguire i checkpoint come questo. E tra l'altro era molto bello, perché era molto realistico. Quindi dovevi comunque calibrare bene quanto spingere col ciclista e tutto. E poi alla fine, tipo, in base comunque ai punti che facevi, potevi prendere un pezzo per la bicicletta per migliorarla. Se avevi tipo il telaio, la forcina, piuttosto che... Oh, porca miseria, sto cadendo. Però che bello da vedere così la montagna, mi piace. Insomma, quindi era veramente fatto bene. Infatti non so quanti giochi di biciclette fecero così. E comunque lo stronzo me l'ha detto un buco. All'ultimo me lo dice, sto scemo. Non so se quante bicicli ci sono. Perché negli altri c'era tipo corsa, cioè la cross, tipo Pokémon. Questo qua dovrebbe essere mountain bike, quindi mountain bike da corsa e la BMX. Questa è la prima volta che uso seriamente una bici. A meno che non l'ho rubata. Nel senso che, cioè, non era importante averla. È la prima volta che appunto prendo la mountain bike. Jump. Ciao cretino. Sì, sì, ti batto tranquillamente. Ho aspettato io. Non è che... Non ho mai giocato con Cesare Pezzali più tardi. Eh sì. Ah, come il basket. I know this body. I was operating at the perimeter of my parameters, and you were being reckless. And now you're having a winch. A what? Cioè, BK è bellissimo. Lo adoro. Infatti sono curioso del 21. Guardo. Ok, finito. Ci terrei a recuperare appunto la versione di la Mamba Edition per copy, perché giustamente. Paracontismo disponibile. Ok, e mi ha mollato così, eh. Ah, porca miseria, a me che mi vengono in mente ste cazzate. Vabbè, ormai vado lì, raga. E poi vado a fare la quest principale. Io che volevo andare di... Ah, sì, vabbè, magari vado a prendere qualche proprietà. Ah, vedo se ci sono delle gare. Però è bello da fare, cioè... È Skyrim, ma moderno. Sì, mi ha lasciato la bici, ci mancherebbe. Ah. Che vuoi? E chi sei? La porterei anche a casa. Però il problema è che è un po' lontano. Mi viene lunga. Oh... Ops. What the fuck, dude? Mi stavo pensando fosse lo stesso cane e stavo già impazzendo. Invece no, non è lo stesso cane. Eccomi qua. Sì, sono al lato della strada e passo. Aia, scusi. Con calma, non c'è più. Parcheggio, perfetto. quali prendo quest'oggi? No, questa qui ce l'ho già più o meno. Stesso modello, quella, questa qui, che se ne frega. Ops.
Anzi, ci stavano spaventando per quello. Ah, prendiamo questo. Una simil BMW. Giusto per variare un po'. Insomma, prendo sempre le stesse. Prendo le muscle. Insomma. E sì, ci spariamo. No, fammi vedere. Proprio country classico. Andiamo di chill di Frank. A togli l'arma. C'hai ragione. Ma me ne sono accorto dopo. Pardon. Non ci ho fatto veramente caso. Scopriremo la teoria comunque dell'auto, eh. Il fatto che rimango meno nel garage. Perché adesso l'ho abbandonata chissà dove. E ormai è dall'altra parte della città. Perché lui mi ha fatto venire qua in elicottero, quindi non so dove sia. Adesso sono proprio curioso di capire chi è quella F. Cazzo, mi ha disperso nel nulla. Oh, per fortuna ho preso la macchina, eh. Ma per fortuna. Ma che cazzo sto andando? Salve. Ciao, falò. Fa festa. Hello? 36, 37, 69, 70. Stop looking at my ass. Ah, no, è lei. Oh, cacchio. No, one ever does. No, è la pazza. But nice. Are you going for a swim? Sì, è la pazza. Quello che ho fatto anche con Michael la corsa. Oh, una personal trainer pazzo. Che ti fa spompare di brutto. Ah, porca. La seconda volta che faccio una roba da personal trainer. Non te la ricordi la tizia bionda che fece la gara? Che la se non sbaglio, forse l'aveva fatta anche con Michael, tipo. Che fa tipo il triathlon. Che fa la corsa contro Michael, appunto, in bicicletta. Questa qui è pazza. Ah, porca. Buonasera, Kitsuna, come va? Che bella l'acqua però, eh. Questa qui è quella che ti fa fare il triathlon. Quella che ti fa fare l'allenamento ogni volta. Che palle. L'avevo fatto con Michael o proprio con Frank? Non mi ricordo. La gara di corsa di Michael. Sì, ecco quella lì. Allora era con Michael. Ah, conosci GTA. Bene, sono contento. Io sto finalmente giocando per la prima volta seriamente la trama. Poi farò anche l'online, eh. No, no, era proprio quella dell'allenamento, sì. È quella dove Michael appunto si rende conto di essere un po' anzianotto. Fa la gara, gli viene tipo il fiatone. E sta male, glielo dice. Sì, è lei. Perché Michael la conosceva. Vabbè, che mi ci ha portato di arrivare fino a qui comunque, non lo so. Ciao. Eh? No, per ora niente ancora, non mi hanno detto. Anche. Devo vedere questo mese. Lo so, ho capito. Ho capito. Prima che diventa rossa, dopo rinvia, rinvia. Vediamo questo cazzo di potere. Bello GTA 5, sì. Mi piace molto, più che altro perché è diverso rispetto agli altri. Che palle, la seconda volta che già mi trovo a fare le corse, a spomparmi il pollice a premere XXX. Che palle. Io volevo fare tutt'altro. Ma mi ho messo sotto un angabbiano. Il giocato era San Andreas. Io Vice City. Vice City e San Andreas principalmente. Piano piano sto cercando di recuperarmi gli altri, però sono un po' difficili recuperare. Cioè Liberty City e il 4 anche. Però cioè, mi piace molto come serie. Per quanto non ne ho giocati tantissimi, è proprio che mi piace lo stile open world, il mafio crime, eccetera. È un genere che mi piace, infatti mi piace molto tanto Mafia, proprio la serie. Sono tipo caduto? Capito? Ho capito. Nessuno mi ha detto che c'era il salto. Te po', sono subito a stronzo. Figa, all'ultimo me lo dicono. No, io ho giocato molto di più a San Andreas. Più che altro perché ebbi un
non un piccolo problema, mi si buggava la missione di Las Venturas dove rimanevo bloccato dietro un'ambulanza, proprio che usciva dall'ambulanza e rimaneva letteralmente bloccato dietro, che continuava a chiamare, continuava a camminare all'incontro, proprio non riusciva ad andare avanti. Ed era un bug abbastanza riconosciuto di quella quest, no? E quindi poi lo dovetti comunque proprio riniziare il gioco. Sì, sto perdendo vita perché ho finito la resistenza. Sto morendo. Ebbi anche quella sorta di problema per il fatto che tra la versione normale e la versione Platinum i salvataggi non erano corrispondenti. Quindi devi riniziarlo. Io ce l'avevo in Platinum. Recuperandolo poi in normale sono riuscito a finirlo perché la mia versione Platinum era buggata. Era proprio buggata in quella missione lì che non potevo finire. Quando poi appunto l'ho preso in normale sono riuscito tranquillamente a finirlo e basta. Tra l'altro minchia che angoscia al finale di San Andreas. La città che va a fuoco e tutto, mamma mia. È angosciante di brutto. Però era figo. Era rallenti, sì, ma in corsa la batto tranquillamente. Ma in realtà a livello fisico io la batto. Sta scema, solo quel salto lì non sono riuscito a fare. Poi per il resto la batti tranquillamente. Almeno Franklin. Michael fa un po' più fatica. Look, we both survived. These things are about taking part, not winning, right? No, it is always about winning. All right, we gotta keep going. Some loser. Fat, unmarried, career-driven loser. Hey, girl, you better chill the fuck out. Go to hell. Marianne, ecco. Porca miseria, mannaggia a me che non mi ricordavo il nome. No, vabbè, almeno l'ho fatta abbastanza alla svelta. Mi ritrovo un'altra volta a piedi. E lei prende la bicicletta, sta stronza. Quasi quasi mo li sparo e gliela prendo. Ma se tipo prendi, dopo che hai finito una di queste queste secondarie, se prendo ammazzo uno di loro, succede qualcosa? Non ci ho mai provato, non lo so. È pazza, sì, infatti lei dice, mamma mia, io sono d'acciaio, non mi stanco e tutto. Mamma mia, scusa. Ma una cosa che non mi piaceva in Bay City, spero che nessuno. Potevamo notare. Eh beh, certo. Ah, più che altro dava anche un. Non dico fastidio, però il fatto che in realtà San Andreas migliorò tutte quelle robe lì. Ma è come dire anche nel primo Assassin's Creed. Come devi pranzare? Al massimo cedi. A meno che non vivi in un posto in cui c'è il fuso orario. Però sì. Comunque buona cena nel caso. Non ti preoccupare. Al massimo ci sentiamo dopo. What do you think I'm doing? Oh, if you're Buongiorno, sensitive. scusate. Can you get me out of these? La salvo io. Cioè, non volevo dire comunque grazie. Si figuri, si figura. Facevo strano che pranzava a quest'ora, Oh, quindi. thank A God. I dopo, a thought I dopo. was dead for sure. No, beh, sono d'accordo su quella roba lì, I ma è don't come even il know where the hell paradigma we are. You couldn't give me a di ride, could you? GTA Yeah, di sure. Assassin's Creed, scusate. Shit, I ain't gonna just leave you È la out here. stessa cosa. E poi l'hanno, diciamo, un po' detta così il fatto che nell'Animus all'inizio non era progettato This is a il nightmare. I kept telling him it wasn't Madonna, safe. 10 km? I gotta make a call. Vabbè, facciamoli. Poi facciamo per l'amor di Dio la trama principale perché sennò non esco più. Quindi va bene. They made E me, you quindi, need to come diciamo, and get era il me. fatto che non è che fosse Yes, buggato, right ma now? non era I was just progettato 10 seconds away from getting nell'Animus wrecked. che Altair potesse Meet me in notare. Pinewood Hills. I gotta get out of here. L'hanno spiegato Anywhere. un po' così. Okay, I got a guy Lì si coming può for me. credere o meno, Pinewood però. Hills. Appunto, è la stessa cosa che in Bay City, non puoi Jesus, this is nuotare. so messed Come up. anche i vestiti sono Thank you. preprogrammati, I ma don't know what would have happened if you hadn't secondo come questo along. paradigma, Yeah, I don't think they was digging in that GTA hole for fun. 5 tu non puoi mangiare. Those Non sick puoi mangiare, sons of non puoi bitches. ingrassare o perdere peso. What Mentre was in San that all Andreas potevi about? fare tutto questo, Just my quindi dad, as era usual. quasi più. That was Molto. your dad? Non più gioco di ruolo, però era molto più No! sandbox. Yeah, I shouldn't really say, but what does it matter now? San You're in the Andreas. life, right? You San can't Andreas handle yourself like you era did and not be in the life. pieno di robe Do da you murder fare. Sammy Di Patino? più di GTA Most 5 per people call alcuni him Sonny? aspetti. Basta No, pensare alla why? patente. Infatti qui al The massimo ho fatto il Gambetti corso di family? volo. Don't you watch the news? Sì, ho He la was Don ruota Revelli's sgonfia, right però hand man. regge. He more or less kind of ran the East Coast in the 80s and 90s. Vedi, qua non so se No? ci sono gli Well, altri that's my corsi, dad, però father of the onestamente. year. They tried to pin a murder charge on him in 2007 and we had to go into hiding. C'è Move una out west. situazione One particolare day you're questa in living the good famiglia, mi life. sa, The eh. next you're moving around safe houses in rat hole hick towns where nobody Comunque comes sì, looking. GTA And your friend San back Andreas era here? molto Just the latest più in a pieno di long line queste of cose, people più who che want to altro get per il back to Sonny personaggio in sé. Patino. Could be Era something più he's trying to fisico. run from the inside or someone else he squealed on when he got pinched into it. Careful! Che
careful. Ma ci tiene alla macchina, perché sennò la cambiamo, perché... Ah, se non ci tiene alla macchina, cambiamola, scusami. No, non ci tiene alla macchina. Ah, beh, allora posso, scusami. Prendiamone una seria. Porca miseria, c'ha la ruota sgonfia. E se vediamo che ci ammazziamo entrambi. Bella questa. Sì, ma sali. Figa, mi sta spiegando la situazione della famiglia, però non è che gli sto dando molta importanza. Visto che devo farmi 10 km. Però va bene, ho capito. Cioè, il padre che, insomma, è accusato e non accusato di omicidio. Va bene. Faceva anche ridere come... Che cosa ma non nuotare? No, beh... Ah, sì, in Assassin's Creed sì, in GTA Vice City un po' meno, sì. I vestiti erano predefiniti. Però ti permettevano di sfuggire alla polizia, quindi andava bene. Ma se non sbaglio, anche quella roba lì c'è sul 4. O sbaglio? Perché nel 4 si erano lamentati sta cosa che era tornato un po' come in Vice City. Però dicono che la storia veramente è molto bella. Purtroppo non l'ho giocato perché non lo avevo. Però dicono che sia molto bello il 4 come storia. Come Mafia, molti hanno criticato la storia di Vito Scalera del 2, ma a me è piaciuto tanto. Dicono sia più bella quella dell'1, visto che quella del 3 sì, è bella la storia, ma il gameplay è ripetitivo. Però vabbè, lì sono gusti. Però sì, le cose da fare oggettivamente erano molto... Non molto di più in San Andreas, perché qui in GTA 5 è più umano. Cioè, hanno tolto il fattore del cibo, delle cose dei veicoli, eccetera, per renderlo più sugli attività e su come giustare i personaggi, visto che sono anche tre personaggi differenti con tre cose da fare diverse. Quindi poi col fatto che l'hanno reso molto più criminale vero, tra virgolette, per il fatto che comunque fanno le rapine in un certo modo e sono veramente organizzati. E questo sbanda, il pazzo! Mentre invece in San Andreas facevi quello che capitava, diciamo, anche per sparare tutto. Però, ripeto, stiamo parlando comunque della PS2. E va bene, cioè ci mancherebbe. La bellezza del 5 sicuramente è sicuramente le cose da fare e i personaggi. Nonostante l'ambientazione sia più o meno quella di San Andreas. Sì, dopo, visto che siamo anche, credo, abbastanza vicini. Sì, perché la T è verso di là, che è dove abita Trevor, se non sbaglio. Io me ne sto andando di qua a destra, ok. Se dopo non ci complichiamo la vita con questa signorina che abbiamo appena salvato, io andrei direttamente a fare la... però cazzo, è vero, serve Michael. Porca miseria, è vero, non ci ho pensato. Chissà dov'è Michael allora. Sì, la mappa sì. Beh, la mappa principale di GTA 5 comunque rimane una delle più grandi. È una di quelle più grandi adesso in questo momento, è GTA 5, Red Dead 2, Zelda, Breath of the Wild. E poi non lo so, vabbè, Minecraft non conta perché è procedurale, ovviamente. Sì, dopo devo fare per forza cambio con Michael, perché serve lui per andare avanti con la storia. Per forza. Perché Trevor, chi se ne frega. Cioè, la T è blu, quindi comunque serve Michael. Al massimo posso tornare giù in città, perché visto che mi sto allontanando così tanto, sto andando a nord, posso al massimo tornare con Franklin in città e fare le quest secondarie, ma a questo punto vado avanti con la trama. Se no anche sblocco poca roba. Cioè, alla fine dobbiamo comunque andare avanti con la storia. Che nel frattempo se magari rallento è perché leggo un po' la chat per quello. E giustamente è un po' difficile guidare e leggere. Eh sì, per forza, dobbiamo fare la principale, perché se no andiamo più avanti. That's my guy. Thank you again. Ah, tutto qui? Ah. Ok. A meno che non succeda qualcosa... Ma è tipo un federale, sembra. È vestito bene. Non so se seguirlo, ma non credo, non mi interessa. Ok. Va bene, è risolto così, quindi. Va
Bene. È che non mi ha dato neanche il tasso, cioè la cosa missione completata. Non ci ho guadagnato nulla, ho solo rischiato la vita. Ah no, amico, vediamoci all'aeroporto delle robe folli da fare. Con calma. Che siamo diventati così amiconi della vita. Dom, sei molto buono. Penso sia finito, ma di solito anche quelle così comunque te lo dice. Ma vabbè. Fa niente. Vedi che ho fatto bene comunque a potenziare la macchina, uso sempre quello. Mamma mia. Un derelitto. Tipo me. Ok. Andiamo in. Perché poi adesso c'è sta carretta, non l'ho capito. Oh, per fortuna è anche vicino, dai. Non si è allontanato troppo. Perché giustamente dobbiamo fare il colpo. Cioè, in realtà è dopo il colpo della banca. Vediamo un attimo. È un po' sì. Anche lui lo è. Ecco perché poi le proprietà che può comprare un personaggio sono contraddistinte dal colore. Quindi anche se magari con Michael ho un milione in tasca, non posso comprare tutto. Questa può comprarla solo Trevor. Lo so che fai sgrid, però è vero. Vabbè, ma mi sgridi, che ti posso dire? Vai, va così. Sì, perché non c'ho voglia di girarci intorno. E quindi salgo sopra. Tanto, già fa cacà. Rieccoti. Hai fatto buona pappa? Hai fatto veloce. Spero tu abbia mangiato bene. Trevor about? He's probably out somewhere drinking human blood or eating household pets. He's not that bad. Really? Well, okay, he is pretty bad. But he's got a sensitive side. Oh, yes. Sì, da qua è anche tutto nuovo per me, onestamente. Hai mangiato benissimo. Oh, sono contento. Molto bene, molto bene. Io no, io ho relativamente saltato perché avevo mangiato un paio di panini prima di tornare a casa dal lavoro, quindi onestamente sono a posto. Petto di fish and chips. Alla londinese, quindi. Living off old glories. You used to be able to manage heat. And now you're worried if your loafers are getting scuffed. Any more bullshit comes out of your mouth, you're gonna learn all about my past glories firsthand. You understand? Ci sta, ci sta. No, io ho relativamente balzato che non mi andavo. Ho mangiato giusto. Quindi ho cioccolato con un bicchierino di caffè. Sono a posso. Relativamente a posso, quindi. Sì, siamo a casa di Trevor. Perché dopo aver fatto il colpo, essere scappati, si riparte da qua. Alla fine ho accompagnato la tizia. Chissà dove, per andare con uno via. Che però aveva un SUV tipo federale. Però boh. Non mi sono fatto domande. Enough to keep Ron in trailers and you in therapy. Enough so that we can pay off that Mexican and get you. Oh, in questi giorni devo finire di montare il video e di comporre musica. Perché inizio a compormi le robe in maniera personale. Perché mi va, ne sono capace, quindi mi comporrò le cose per conto mio per i video. Infatti così a breve esce anche lo speciale 500 iscritti. Cioè ci tengo parecchio, più che altro perché insomma le cose che faccio vedere in quel video non è da tutti. Ma alla fine quella resta lì e basta alla fine. E non lo so. Sali sul treno, ok. Che bel casco, tipo anni 40. Non so, quella tizia lì l'ho accompagnato, se n'è andata via con il sub, mi sembra un tizio federale, palesemente. E dico, sometimes
This is a high-value courier service run by... Meriwether. Oh, Meriwether? Tranquilo, Mike. This ain't Tranquilo. A weapons train. It's goods too valuable to insure for air travel trade. L'ha detto all'italiana, eh? Sometimes gold, sometimes artwork. Prices Mamma mia, che rischio. Sometimes enough for you, me, Ron, everyone. Hai visto che allora c'avevo ragione, Kitsuna? L'ho citato bene. Perché mi ha fatto venire in mente che c'era un documentario che a me interessava vedere. Quello sull'Harley Davidson. Appunto, dei, non dei tempi d'ore, ma proprio dell'inizio delle, gare auto, delle corse motociclistiche. Quelle degli anni 30 e 40. Per quello l'ho citato, perché, perché mi piace. Ho capito, ma... Ho il biglietto. Ah, ce lo stavo facendo. No! Tirati su, tirati su! Niente. Che cazzo è caduta la moto? Che figuraccia. Ecco, sono morto. Vabbè, muori, fai prima. La rifaccio. Cazzo, questo è l'assalto del treno di San Andreas. Perché non puoi farlo mai alla prima botta. Ecco. Ah, porca. Oh, non me ne va bene una, Ok, adesso me la sbrigo io, non vi preoccupate, adesso risolviamo tutto, eh. No, no, ma immaginavo, cioè, devo saltare così, lo so. Solo che mi sono infilato dietro e quindi niente. Ho sbagliato io. Adesso lo facciamo, adesso lo facciamo. Ho sbagliato io, ragazzi, cioè, semplicemente era per quello. Non avevo capito bene... Ah, ma che bello questo casco, è quello del... Del coso, come si chiama? Il tizio, quello... Quello che saltava gli autobus, raga. Non lo so bene come si chiama, perdonate. Adesso facciamo. Tra l'altro bello che ti dà vari punti in cui puoi fare sta roba qui, eh. Porca miseria, sono saltato troppo. Ah, quasi. Beh, primo quadrato per frenare, tipo frena a mano, ma non è vero. Ogni volta mi confondo. Ho il biglietto. Adesso lo acchiappo, eh. A parte che è un pazzo, lo sono anch'io. Ok, ce l'ho fatta. Devo farlo per forza con la moto? Vabbè, ma sono salito. Ma che cazzo, ma non ha senso, raga. Ma sono salito. Ma porca. No, è il fatto che degli errori si impara. E la manovra non è proprio molto comoda. Anche perché vuole che io faccia sto pezzo qui in moto. Non è proprio l'ideale. Capisci? Perché se sbaglio un pezzo sono morto. Cioè cado giù. Devo fare brumotti. Vuole che lo faccio in moto, lo farò in moto. Sì, vedi. Io l'avrei fatto a piedi, ma a quanto pare serve la moto obbligatoriamente. Va bene, non c'è. Anche se non ci vedo il motivo comunque, perché ormai sei salito sul treno, la moto ti serve per arrivare sul treno. Magari per la fuga semplicemente, eh? Ma vedremo. Oh cacchio! Piano! No cazzo! Trevor è caduto dal treno. Io sono sul treno. Logica di GTA. Come dicevo prima, il fatto di essere preciso con un elicottero quando invece sei tipo a 10 cm dalla distanza che ti dice il punto. Ed ero ancora sul treno. Ah, va bene.
Devo prenderli in velocità, va bene. Però porca miseria. Ditemi se un po' non è un nocio peccato sta roba. Ok. E alla fine la botta la getta. Mamma mia che fastidio. Poteva farlo saltando. Cazzo, lo fa la gente per giocare su GTA Online per fare i cazzoni, che saltano addirittura mentre sta passando il treno e lo devi fare in moto. Ma dai, ma che logica è? Questa è logica da videogioco, dai. Che scemata. Dai, Dio santo. Cioè la gente ci cazzeggia online che lo prendono al volo perché basta saltare lì vicino e salti. All of Meriwether's gonna be onto us. Cioè, è scemo o no come cosa? Ah, se ne intende sulla logica di GTA. E chi sarebbe? Train ain't stopping here, boy! Secondo me comunque ha ancora il casco in testa. Ok. Non conosco, purtroppo non seguo troppo persone che fanno effettivamente tanto GTA. Ma non per qualcosa, ma perché non ho il tempo. Seguo altri tipi di contenuti, mettiamola così. E poi in questo periodo sto guardando relativamente poco. Se non sono i miei stessi video che vado a caricare, guardo veramente pochissimo, perché non ho il tempo materiale. No, ma perché è tutta gente nuova, cioè. È gente che è iniziata da qualche anno. Io seguo YouTube da 10 anni, quindi in 10 anni sai quanti me ne sono persi. Faccio veramente fatica. Ma non per qualcosa, ma perché è semplicemente al tempo. E già tanto se riesco di un canale solo a recuperare tutto. Diverse persone nell'ambito YouTube che però parlano di contenuti. Nel senso che fanno i contenuti di un certo tipo, anche di intrattenimento, però in maniera differente. L'arma successiva di un veicolo disarmato. Pistola. Usa le bombe adesivo per aprire. Ne seguo diversi youtuber, comunque seguo da 10 anni, sennò io stesso non avrei mai iniziato. Ok. E mettermi a dominarli qua, onestamente, mi sembra il caso. Aia. Comunque si possono vedere comunque i canali che seguo, canali a cui sono iscritto comunque su YouTube. Perché comunque lo... mi sembra di averla lasciata pubblica la lista, adesso si possono vedere. Però vabbè, sono tanti canali che sono molto simili al mio, onestamente. Cioè se io ho imparato dal... cioè se faccio YouTube è perché... faccio dei contenuti, non dico simili, però con quel genere su YouTube. Tutto qua. Per quello. E vai. Ho fatto un po' una cappellata. Scusate. La corrente. Fa corrente. Meriwether fleet here, bro. Oh, finalmente. Avevo un po' voglia di sparare. Per fortuna che mi sono parecchio armato, ma non ci ho fatto caso che ero così vicino. Ho detto vabbè. In piedi. Ah no, è un altro, giustamente. They got shooters on the track. Hey, your rifle's got a thermal scope, right?
No, volevo avvicinarmi di là per cambiare posizione, ma non... non era una bella idea. È arrampica di... Ok, perfetto. Ma perché scendi? Ma perché scendi? Impugniamolo, grazie. E porca miseria, mi ha preso. Aia, il collo. Meriwether recovery team's arrived. Alla fine io dovevo stare qua, non dovevo andare da lui. Ah, e allora ditelo prima. Dopo semplice così. Devo fare il tipo. Ron would have found something 10 minutes ago. Sto facendo retromarcia il cretino. Oh madonna. L'occhio l'ho preso. Anche a lui. Sì, mamma mia, ma sono rapidissimi. Ma in realtà ho sbagliato io ad andare lì a quanto pare. No, non tanto per il fatto di ripararmi, il fatto che non avevo capito che dovessi stare di qua. Perché alla fine Trevor in realtà iniziava qua. Però io sono andato istintivamente da Michael perché ho detto vabbè, lo aiuto con le cose da portare via. E invece no, non era richiesto. Non era assolutamente richiesto. Tutto qua. Vedi? Perché alla fine da questa posizione li posso proprio colpire tutti. Quindi dovevo stare qua. E io non lo sapevo. Centrato in pieno, ottimo. Preso. Stop looking for your Tiddler and find the loop. Non ti preoccupare, ci penso io. You wanna die in that box? Let's go. Ok. It's dark and wet and loud. Perfetto, ce l'ho fatto. Presi. So don't let that keep you. Ok. Arrivo. Ah, istintivamente usa il coltello quando deve andare in acqua. Convince il nemico con il visore termico, ma cadavere rimane ancora caldo. Beh, in realtà ci può stare, perché comunque non è che istantaneamente morto. Il cuore si ferma, basta, il sangue non circola più. Ci vuole un attimino, ci può stare come roba, onestamente. Lo posso sinceramente accettare. In realtà la gioca di GTA era quella di prima. Il fatto che io con la moto dovevo fare una roba del genere quando si poteva fare a piedi, che poi la moto la butta. È quella per me la roba sbagliata. In realtà questa qui del corpo caldo ancora accettabile. Tra l'altro mi fanno un botto di danno. Poi il mirino lo perde perché si mimetizza, come ho sempre detto. Però è un mirino preciso. Infatti potenziare le armi in realtà è per fare scena. Senza vita si raffredda. Sì, vabbè, ci può stare. Ma penso che dopo se li vai a ritrovare comunque magari si raffreddano i corpi. Non lo so, onestamente, non ho provato. Per me è peggio di farmi fare un pezzo in moto su un treno quando non mi serve. Però sì, comunque sì, sono d'accordo anche su quella roba lì. Ok. Beh, easy come colpo. Ho fatto schiantare un treno. Oh, man, you work hard for your living. Boil it down for me. How much you think you make for a senseless killing, huh? Couple nickels? Times are tough.
have been since we put you in the ground. No, ma è giusto, Kitsune, cioè sono d'accordo. Consideriamo comunque sono sempre videogiochi, in parte ha comunque senso, quindi comunque sono d'accordo, cioè non ti preoccupare, anzi. Almeno c'è qualcuno che ha voglia di chiacchierare e usa un po' la testa. Visto che qua arranchiamo. Oh, his and hers, huh? Because of your independent spirit. Hey, before you go, show me the loot. It's perfect. Perfect for fucking what? For squaring things with that Mexican psycho. We give him this, and you end your relationship with that little lady. Maybe we won't be dead men in Los Santos. I don't fucking see that Silicon City again. It'll be too soon. But this is my job, not your call to make. Nah, your job. Oh, litigano davvero? Mexican to begin with. My job, my score, get your own. Wait, you give me that case, I'll give you something bigger. What? Union Depository. Fuck off. Can't be done. I never said impossible. Just very difficult. Verging suicidal? That a line you're afraid to cross? Eh sì, è una statuetta importante per il tizio messicano. Era quello che voleva, a quanto pare. Lui lo sta facendo per rifare in modo che Trevor gli riporti la moglie, però è molto restio. You and me together again, with Lester and Franklin on board. We can do this thing, T. This ain't no dream no more. Nah. You keep the case. Fuck me. Okay, hey! All right. Here. Keep that silly fucking thing. And you can keep Patricia as well, all right? Because I respect that lady and I ain't gonna hold her back. Thank you. Just remember, I'm gonna be keeping my eye on you every inch of the way, all right? Of course. And if that bastard fucking cheats on her one more time, I don't know what I'm gonna do. Yeah, Trevor, we both know you're not the marrying kind. But hey, it's great to be back in business, huh? Let's bring it on. The big one! The big one! Quindi veramente Michael ci stai ripensando? Sono d'accordo su quello, Kitsune, ma la cosa che più mi sorprende è la reazione di Michael. Il fatto che voglia ritornare comunque a fare colpi e essere un criminale vecchio stile come faceva prima, quando era insieme appunto a lui, a Brad, l'amico che in realtà si sta facendo alla prigione al posto loro. È questo che mi sorprende. Porca miseria, vuole fare veramente il colpo? Allora vedi che non è mai abbastanza di quella vita. Classico. No, I just gave something ti manca sempre quello che ti ha fatto sempre stare bene. E lo capisco, soprattutto per quello che sto passando adesso. Lo capisco proprio bene. Perché mi stanno sparando? Ma non ho fatto niente. Ma che volete? Ma chi siete? Ma che vogliono questi? Ma chi sono? Non di una banda criminale? Boh. Ma vabbè, io faccio fuori, non è che ho molti problemi, onestamente. Porca miseria, adesso c'è anche la polizia. Anculo. Oh, mi piglio una di queste e me ne vado, che cazzo. Perché devo rischiare la vita così? Ah, sono motociclisti e mi piazzano a caso, ma non ho fatto niente. Volevo vedere anzi se si poteva comprare il locale, figurati. Guarda, sei stato pure fortunato. Ah, andiamo in. Via. Hello. Come parla la centralinista? Oh, cacchio. Eh beh, ovvio che torni indietro. Ovvio, dai. Vediamo se sono più veloci di loro. Nel frattempo potrei mettermi comunque dove andare per la quest. Oh, Federal Investigation Bureau, veramente. Quanto è lontano? 7 km, ok, ho tutto il tempo di seminare, allora, buono così.
Sono i membri della banda dei portoghesi che travelliamo. Ah, ok. Ma infatti non stavo... Come? Ah, ok. Onestamente non stavo capendo sulle prime. Grazie di averlo detto, di averlo fatto presente. Perché un attimino ero distratto che sto guardando il computer per le robe che stavo scaricando. Anzi, adesso metto pure in carico il computer. Scusate, mi serve un attimino di tempo. Ok, sulle prime infatti non stavo capendo cosa stava succedendo. Eccomi, ci sono. Però porca miseria, mi hanno seccato subito. Insomma, cioè più che altro ci sta, perché comunque gli rimane il conto in sospeso e come trama è perfetta sta roba qui. Il fatto che comunque non si dimenticano e avanza anche quella cosa là, ci sta. Però porca miseria. La polizia sì, mi ha falciato. Guarda che la polizia non si fa problemi su gioco. Già. Si dovrebbero fare molti meno problemi anche nella vita vera per alcuni aspetti. Però si concentrano più sulle scemate. Però vabbè, non sta a me sindacare. Non sono il tipo. Io mi faccio solo i cazzi miei. E si nota tanto sta cosa che mi faccio i cazzi miei. Però, ripeto, va bene. Aspettate, che devo mettere in download una roba che mi serve. Vabbè, mettiamo questo quota 10 minuti, ok. Ok, la polizia americana è più niente di... Eh beh, vorrei anche evitare di parlarne perché purtroppo non è un argomento molto... così, diciamo. Evitiamo. Quanti soldini c'ho con coso? 4.30. Ad armi sono messo anche abbastanza bene, beh. Va bene. Sì, no, evitiamo perché non si sa mai. Ah, più che altro non è un argomento così tanti. Da parlare in live così. Dedichiamoci al gioco, va là. Che è tutta pura funzione, ricordiamolo, Mi raccomando che non si sa mai. Sì, parliamo di cose migliori in generale, perché purtroppo per come vanno le cose, guarda. Ce ne vuole. Allora io direi di andare appunto da al Federal Investigation Bureau, al FIB, e continuiamo da lì a questo punto. Vediamo un attimo, perché per ora non ho altre attività in particolare. C'è una M lì. Ma è la M di Michael o la M di qualcun altro? No, vigilante. Ah, sono i tizi dell'altro giorno, quelli là, insomma, che fanno giustizia a modo loro, tipo Trump. Andiamo a fare il colpo della vita. Ma da qui in poi si sa più o meno quanto mi manca per la trama principale. No, solo per farmi un'idea. Perché tanto poi comunque farò... Cioè, cercherò di approfondire un po' i personaggi facendo le attività. Però voglio buttarmi sull'online, che è la cosa che mi interessa. Non sto mettendo musica perché non c'è niente di interessante. Solo per quello. Ah, non mi importa neanche tanto che viene nel ricaricamento della live viene bloccato, perché tanto è difficile che uno si riguarda le mie live. È molto difficile. C'è Radio Maria? Purtroppo no. Se no l'avrei messa. Quindi è comunque difficile che qualcuno si va a rivedere le live. Anzi, ricordo l'Anime Night che viene bloccato su YouTube. Su Twitch è ancora disponibile. Poi scade dopo 30 giorni. Perché la politica di Twitch è dopo un mese le live vengono eliminate. Io me le scaricherò. Poi magari vedrò come ricaricarle, eccetera. Però sarà molto difficile. Quindi mi raccomando, se non l'avete visto l'Anime Night, andate a recuperare qua su Twitch. E ricordo, poi giovedì continueremo gli altri anime. Continueremo Jujutsu Kaisen e Dr. Son. E poi inizieremo qualcosa di nuovo, visto che con Tokyo Revengers siamo già in pari. Quindi gli appuntamenti sono sempre quelli. Almeno il lunedì e il giovedì alle 22 c'è l'Anime Night. Almeno quello. Io lo faccio presente che si sa mai, E questi giorni qua dovrebbe uscire comunque lo speciale 500 iscritti. Datemi solo il tempo di finire di editarlo e di farci la musica. Aia. Ma perché è una Radio Maria un po' particolare quella che c'è su GTA.
è un altro tipo, però vabbè. Punto. Ok. Aio. Anche perché il mistero di... Se vi dici di Resident Evil è tutto questo. Eh sì, dobbiamo vedere come vanno avanti. Tra l'altro Tokyo Revengers è bellissimo, però purtroppo la missione è stata interrotta. Torno più tardi. Perché? Ma cosa vuol dire? Che palle. Vabbè. Va bene, però mi rimossi. Su YouTube ci sono, cioè al nerd solitario Twitch. Ah, erano già qui loro. No, solo Michael è venuto. Più che altro su... qua su Twitch ci sono 30 giorni. Però se ho fatto il mio... No, mi ha detto proprio che è stato interrotto. Cioè me l'ha annullato. Ah, lui gli ha portato il coso, ok. Però proviamo ad andare con lui. Ah, perché l'altro sbatti, ero già lì. Vabbè, non sono lontanissimo. Non sono troppo lontano. Boh, proviamo. Ma all'improvviso c'è scritto... Non si può fare la quest. Boh. La missione è stata annullata, è stata interrotta, anzi. E infatti Franklin era già lì. Non lo so, magari perché Michael doveva ancora consegnare l'idolo. Boh, proviamo ad andare con lui. Tanto sono qua vicino a... E avendo anche potenziato la macchina non ci metto troppo. Quindi sì, comunque c'è il canale YouTube e il Dead Solitario Twitch. Iscrivetevi per recuperare le live appunto di Twitch. Alcune vengono un po' bloccate. Le uniche per ora full bloccate sono quelle dell'Anime Night. Poi tutte le altre ci sono. C'è tutto Skyrim, c'è Batman e così via. Quindi comunque se volete recuperare le live perché qualcuno se l'è persa, andate a vederle lì o sempre qua su Twitch. Più che altro per l'Anime Night dovete vederle su Twitch perché... su YouTube vengono bloccate perché devono essere ricaricate e quindi YouTube fa il controllo del copyright in maniera più serrato. Su Twitch, essendo una live, al massimo blocca solo parti di audio. Poi per il resto ci sono, perché io stesso me le sono riguardate proprio per vedere l'audio eccetera, visto che poi giovedì continuiamo. E giovedì però dovete suggerirmi un anime. Ci stavo pensando anch'io cosa guardare per sostituire Tokyo Revengers, perché giustamente siamo in pari. Ok. Perché giustamente quando ci sono canzoni... Pensa che addirittura alcune parti di Skyrim danno problemi. Perché la canzone, quella iniziale, dà problemi. Non so perché è copyrightata. Ma anche in Batman, non so com'è possibile, ma ci sono dei pezzi di musica, colonna sonora, quello che vuoi, che viene copyrightata. Proprio te la blocca dalla monetizzazione, ma tanto io non ho la monetizzazione, quindi per ora non mi importa. Anche per quello mi voglio fare io stesso le musiche, proprio per evitare il copyright. Perché se me le faccio per conto mio, teoricamente non dovrei avere problemi, dovrei essere ancora più sicuro. Preferisci sempre su Gran Cielo? Non per forza, no. In generale, se avete robe da consigliare meglio. Così magari c'è partecipazione. La missione è stata interrotta, torna più tardi per iniziare la missione. Ma cosa vuol dire? Ma perché? Oh, Cristo. Non so cosa fare, cioè... Onestamente... Dovrei fare questa per andare avanti. Se mi blocca sta roba qui non so cosa fare. Cioè Franklin è già qui tra l'altro. Però non me la fa attivare. Non capisco per quale motivo. Vabbè raga, vado a fare Devine. Vado a rubare un altro veicolo in... Guarda che lì c'è Michael. Guarda che lì che si schianta quel cretino. Una lepre. Stavo dicendo un criceto, non so perché. Michael! Si sta ammazzando Michael. Ah, aspetta, ecco perché. C'è qualcosa. Ah no, è la tizia. Oh shit, how can I forget? È la tizia che ho salvato. Now there's some money being wired to your account right now. Now I gotta get off the line. Thank you again.
Non ho capito chi sono, onestamente. Oh, è stato scritto in italiano un po' particolare, non capisco. Sì, si è schiantato, Michael. Vediamo se posso andare da lui. Visto che Hey, si sta Michael, where'd ammazzando. you come from? You're getting sloppy, bro. You're supposed to be meeting me for that thing. Get over there. Okay, have it your way. See you later, dog. Ah, ok. Come funziona? Vabbè, te la Bad sblocco io. idea. Te la sblocco io l'auto, non c'è problema. Ok, l'ho sbloccata, perfetto. Boh, per ora non si può fare questa missione, non so perché. Non sì, perché sono privato, ce l'hai fatta tu. You should get some help with that No, personality of yours. cosa sto vedendo, ragazzi? Cosa sto vedendo? No, che storia. Ma che cosa sto vedendo? Ma mi ha buttato fuori. Non sto capendo. Pronto? Posso salire con te o... Va bene. Ma non sto capendo. Volevo dire, verso inizio gioco è possibile trovare una supercar simile alle Bugatti. Si chiama Truffade. Truffade. Ok. Si può guidare? O è semplicemente un easter egg? Cioè, è un easter egg collegato a cosa? La Truffade? Il fatto che sia una macchina simile alle Bugatti? O perché lo trova all'inizio gioco? Interessante come cosa, per quello vorrei capire. Sono abbandonato qui nel nulla. Ho fatto la strada con due personaggi differenti per niente. Raga, non sto capendo. Cioè, io dovrei fare una missione, ma mi dice che non può fare perché è interrotta. Arrivo con due personaggi differenti. È possibile prendere e portarla a casa. Ah, subito! Madonna, tanta roba allora. Non saperlo prima. Ah, comunque è indifferente per l'anno, cioè. Non è troppo importante. Cioè, basta che comunque sia bello. Cioè, sia bello, quello lo vediamo insieme. È proprio che non so su cosa puntare più che altro. Perché io stesso comunque avrei delle robe da vedere. Però, appunto. Sì, ma sono in mezzo al nulla io. Ma stiamo scherzando? Ma Cristo. Ma come ne esco da qui? Ma perdonami. Oh, mi sta facendo flippare sta roba, perché non sto capendo perché c'è sto problema qui. Di una questa che non va. Personaggi che si rubano la macchina a vicenda, cioè. Ma cosa vuol dire? Ma perché? Guardalo di Franklin. Ciao Franklin. Ma che poi alla fine tutti e tre si devono. Ah, forse perché non c'è Trevor, può essere. Forse anche Trevor deve essere comunque portato in questa zona. Perché in realtà è quella. È quella blu. Adesso non mi sta dicendo niente. Speriamo che me la faccia partire perché so. Impazzisco, se no, eh. Oh, alleluia. Alleluia. Non ho capito per quale motivo, non chiedetelo. Non ho capito. Perché in realtà era da fare con Michael. Quindi Hey, perché what's dà up? problemi? E arriva anche Oh, hey, Franklin. E man. fino a qui va bene. Perché l'aveva detto con Trevor. Ma Dio santo. How No, ma. you doing? How have you heard from your Più family? la logica dei giochi è la logica Yeah, di sure. GTA che ti fa impazzire. No, that's a Oggettivamente lie. parlando. Perché è Never a l'unico gioco fucking che thing. dà questi tipi di It's problemi. fucked up, man. È l'unico. Yeah, well, Anche Red Dead, it's not perché gonna sempre matter. We're all Rockstar. gonna be dead about a half hour Però anyway. porca miseria. What's going on, ladies? No, perché poi vedi, Hello, adesso Trevor Trevor. viene per cazzi suoi. Ma. E What kept you? in realtà la cosa Business, devo attivarla Michael, con Michael. business. All right? I'm the CEO of a Boh, big vabbè. international L'importante è corporation. It's very farlo, time raga, perché consuming. sennò Nothing, guarda. of course, you'd Se ci understand being sto a troppo a gentleman of pensare. leisure. You know, Franklin, if there's one thing that you're gonna learn from being around us, it's Plead just. fucking insanity. Then they can't fry you. If you want something done, go to the busy man. This rich fuck is useless. Hold on, man. Can y'all knock that shit off? Sarà gioca con la Oh, Bethesda look! comunque, ha più per Boys, your i boys, bug, per la fans! logica più che altro. Hey! Where's the other three? What other three? We told you to bring along six. This is a six-man job. No, you didn't. Dave did? No, Dave didn't. You said you'd do it. That is a frickin' lie! I do not get things wrong. All right, great. Then we're out of here. Fuck it. Let's go. You three can do it alone. And I fuck you.
You do your own dirty work. Hey, I do my dirty work every day, keeping the country safe from scum like you. And you're doing a great job, sir. Hey, you want this job done? Then come with us, huh? Come on! Come on, Mr. Leisureware, Mr. Depressed Accountant! Let's go save America! Who the fuck are we saving it from this time? This is the real deal. My sources are convinced there's a plot in international affairs. Minchia, Fallout 76, lasciamo stare, va. Lasciamo stare. È una ferita aperta quel gioco. Which they plan in their mind-blowing insanity to let a major terrorist release on a metropolitan area so they can continue to get funding. Nothing increases funding for fighting terrorism more than successful acts of terrorism. So let me get this straight then. No, there is no getting it straight. That's the point. Now we're doing this. You two are on getaway. Fuck off and make it happen. Michael, you're with us. What size flipper you wear? Soldi. Sono corrotti fin dall'inizio, Michael lo sapeva. Combinano le cose. Il gioco è semplice. Fondamentalmente per quello, sempre i soldi. In parte per alcuni aspetti lo capisco anche. Aspettate un attimo. Allora, no, questo qui mi sembra di averlo già. Questo è troppo lungo, non c'ho voglia. Troppo sbatti. Ecco, questo già mi può interessare di più. Ah, che mano alla schiena. Sì, penso di fare comunque questa quest e di staccare. Sono già le 11. Già fatto abbastanza. Più che altro perché devo finire di montare il video. Se no, non esce. Anche perché poi la composizione musicale la faccio durante il resto del giorno quando riesco. Quindi devo un po' destreggiarmi tra queste robe qua, perché se no non esce mai più. E se no, i 500 iscritti li abbiamo fatti anche per nulla. Più che altro perché appunto non esce niente una settimana sul canale, non ho avuto il tempo. Si sa mai che qualcuno si dimentichi. Si sa mai. Guarda, sua madre fa quel lavoro sporco. Guarda, mi fa parlare. Vabbè, niente. Ok, niente, a posto. Non si può fare. Devo scaricarlo uno alla volta. Scaricherò quello e poi basta. Noi crediamo in te. Nel cuore è quel senso? Ah, lo so, per quelli che possono sempre andare mi fanno sempre i complimenti e tutto. Il problema è che, insomma, se io ci metto la costanza, vorrei costanza anche da parte di chi mi segue. So che è difficile, però io ci metto tutto me stesso per portare le cose sia in live. Sono sempre costante, faccio sempre live, faccio sempre video. Però mi sembra sempre di fare poco, non so come dirlo. Un po' e anche le cose che ho mostrato, che sono relativamente poche. E quello, vabbè, dipende da me. Però mi ci sto impegnando, perché comunque le cose le sto sempre facendo. Cioè, sono in lab ogni sera. Cioè, insomma, più di così non so cosa fare. O magari interessa poco veramente di me, di quello che faccio, o boh, non so cosa inventarmi per migliorare. Sicuramente dovrei aprirmi di più con le persone, quello è vero. Però faccio proprio fatica anche nella vita personale, quindi purtroppo quella è una roba mia. Però, insomma, l'impegno c'è e tutto. Comunque le cose vengono fatte e sono sotto gli occhi di tutti. Vedremo. Però sì, purtroppo posso scaricare solo questo qui adesso. Poi dopo mi metto a montare. Lo so, Kitsune, però ti ringrazio tanto dei complimenti, perché mi conosci relativamente da poco e apprezzi quello che faccio e mi fa piacere. Spero tu ti sia guardato comunque un po' di video in generale. Yeah, thanks for the science lesson. Can I keep this for the next vault I hit? That gas will
No, dico in generale perché cioè una delle opere a cui tengo di più, che però purtroppo ha poca visibilità, è Coso. È Inside the Game di Shadow of the Colossus, quello è uno dei miei progetti principali, però è relativamente poco seguito. Posso anche capire il motivo, però insomma mi piacerebbe arrivare a qualcosa di più, ecco. Okay, 500 iscritti sono buoni, però sono molto molto tirati. Cioè, sento di aver fatto ancora poco sul canale e di aver guadagnato pochino. Quindi sono 2 anni. Certo, ora sto facendo le robe in maniera più concreta rispetto a prima. Cioè, io stesso addirittura folle, che non fa nessuno perché ovviamente la gente un po' non ha tempo e non ha voglia, mi vado a comporre le musiche per i miei stessi video. Ma è folle sta roba qui, è folle. Però lo faccio. Però me ne viene in tasca qualcosa? No, solo però di creare un prodotto che piace di più a me, che può piacere più agli altri, ma che ovviamente non verrà riconosciuto, perché purtroppo siamo in un periodo in cui è tutto saturo, soprattutto con la quarantena eccetera, che la gente ancora di più promuove queste robe qui e viene anche a spammarsi su Twitch ancora come ai vecchi tempi. Porca miseria. E fa un po' dispiacere perché, cavoli, qua siamo quasi a 300 iscritti, però non viene quasi mai nessuno. Ripeto, faccio sempre la stessa tiritera dei discorsi, però è vero. Però, ripeto, io ci metto il mio impegno e tutto, anche sul canale. Mi piacerebbe che i contenuti venissero fuori un po' di più, ecco, quello sì. Perché io li sto facendo. Facessi un video all'anno potrei capirlo, però porca miseria. Ripeto, magari lo sfigo io, o magari faccio delle robe che proprio non interessano. Vabbè, non posso dire niente. Ma sì, ma non è neanche tanto quello. Se vuoi farlo perché hai degli amici che può interessare, è un conto. A me il mio lavoro principale è su YouTube. Passo giorni a montare i miei contenuti. Cioè, Shadow of the Colossus lo lavoro all'interno di un mese intero io per poterlo scrivere, per poterlo montare in quel modo, quindi spero che almeno quel tipo di contenuto venga visto. Cioè, a me importa più di quello, onestamente. Tanto le live su Twitch è più un passatempo ed è una scusa, tra virgolette, per giocare. Poi, che venga seguito, meglio ancora. Però è una scusa per me per giocare. Perché sennò io adesso non giocherei, monterei il video o leggerei. Cioè, non sarei alla PlayStation, ecco. Questo voglio dire. Quindi, più che altro il fattore che mi interessa di più è che i contenuti su YouTube vengono visti, però vedo che l'incremento è molto lento, molto pesante, però va bene. Final turbine, nearly there. E lo fai in maniera egregia, ti ringrazio. Spero che venga anche percepito da altre persone, onestamente. Sono contento di 500, ricordo, ripeto, sono comunque tanto contento, non posso dire di no, ragazzi. Però voglio andare oltre, cioè non i 500, il contenuto che viene visto del video. Cioè vorrei che un'opera, perché io la reputo un'opera, quello di Shadow Colossus, venga visto, venga apprezzato, commentato, discusso. E non è che rimanga nel dimenticatoio. Cioè, questo, capito? So che magari l'argomento può interessare meno, ma ci mancherebbe. Ma se tiro fuori una roba Bonelli che magari interessa anche di più, mica sono contento che viene discusso o mi dicono: cacchio, fai più roba Bonelli. Cazzo, a me va benissimo. Ci mancherebbe. Sono più che contento. Però vorrei che ci fosse questa costanza in generale per i contenuti. Capito quello che voglio dire? E in generale, non è che lo sto facendo per lamentarmi, che sia chiaro, non lo sto facendo per disperazione o altro, lo dico in generale, David Doom, lo conosco. Lo conosco David Doom, è nella community di Critical Nerd. È un mio amico, per forza. Abbiamo sempre fatto live insieme da anni, lo conosco. Cioè, non David Doom, dico, la community a cui è molto legato. Per quello dico, loro per fortuna sono riusciti a creare quel tipo di community, purtroppo io ancora no e non capisco come mai. Magari sono io che do pochi spunti o boh. Cioè, capito? Magari sono io che mi apro poco con le persone, do poco di parlare di me,
Non lo so. Ok, i video ci sono. Pensavo che un'opera come Shadow of the Colossus fatta in quel modo potesse attirare attenzione, ma ci sta che è una roba poco vista. Vabbè, le cose si faranno comunque con calma, va bene. Team incoming, make a call. I dare you. Just a little pinprick. What can a pinprick do? Ask the monkey. Go on. A tiny amount on your hand. They're gone. We've got some time. Speriamo di incrementare, ripeto, non tanto per il fatto degli iscritti, ma la visibilità dei singoli contenuti. Perché, cioè, fai conto, questi giorni qua voglio preparare roba nuova, a parte appunto lo speciale 5 degli iscritti. Voglio fare altra roba. E spero prenda di più piede, perché cerco di portare più contenuti, argomenti. Lo so che ci vuole calma e tanta pazienza, però capisci che quando lo fai dopo anni, insomma, diventa più pesante che altro, perché non diventa più un divertimento. Capito? Diventa un po' più difficile poi. Però va bene, ripeto, cioè non è mio pensiero in live tediare sempre questi discorsi, perché l'ho sempre fatto da tempo. Quindi non è assolutamente mia intenzione. Io faccio ormai quello che posso. Lo faccio per piacere, però spero che ne venga qualcosa fuori, perché vorrei anche lavorarci in questo ambito, onestamente. Cioè, anche per quello sto istituendo anche delle collaborazioni di un certo tipo, proprio per poter far uscire il canale anche su altri confini. Quindi speriamo in bene. Speriamo anche che ma posso ammazzarli o ok, perfetto. Ok. Ovvero, in questa missione mi sono perso un pochino. Semplicemente dobbiamo recuperare il gas nervino, che è l'arma biologica a cui stavano già pensando da un pochino. Sì, anche io mi ero un attimo perso, infatti, per mantenere l'attenzione sul pezzo. Aia. Devo recuperare il gas nervino, sì. Era un progettino che già avevano in mente, a quanto pare. L'aveva già ventilato il tizio dell'FIB già l'altra volta. Ha detto appunto che dovevano recuperare il gas nervino per l'arma batteriologica, per l'arma chimica. Sì, mi sono perso un attimino. Adesso ritorniamo concentrati, Non era assolutamente mia intenzione di tediarvi con quei discorsi del cacchio, perché non piace neanche a me, Ok, adesso vi faccio vedere io. Drop the firearm. Sì, perché non sono il tipo, sono più il tipo che si sacrifica per fare le cose. Ho sempre stato così e lo sono tuttora. Piuttosto si stacca anche un braccio per fare quelle robe lì. Che mi conosce bene anche per il lavoro eccetera, sa che sono il primo che si sporca le mani in tutti i sensi possibili. Sono quello che non si tira indietro da quel punto di vista, e purtroppo però ha sempre risultati abbastanza scarsi. La sfortuna regna, ma almeno sono simpatico e so le cose. Ci sono le scimmie, posso liberarle? No, quanto pare da lì. Ho armato con un arsenale, porca miseria. Figurati. Ma dai! Questo qua è un criminale. Il tizio dell'FB lo odio. Ah, tutto qui, Cioè, io c'ho un arsenale e tu hai sparato una... Vabbè, per favore, va. Fa parlare. Minchia, se avessi... E sono animalista, sono animalista, ecologista. Forse per me...
Cazzo, sono già senza vita. Come dicevi, i soggetti, madonna, ti massacrano di danni, La cosa è tutto sommato positiva a livello di gameplay, ci mancherebbe. Però porca miseria, rischio la vita. Anche un po' troppo. E invece anche che loro si mettono seduti, comunque reagiscono e sparano, che non muoiono subito, mi piace. E quello lì è un criminale, comunque. Puoi stare tranquillo con loro. Grazie, grazie Kitsuna. Mi fa piacere, anche se mi volete scrivere in privato, cioè, ripeto, io rispondo a tutti. Kitsune ne ha la prova, perché comunque gli ho risposto in maniera molto easy, cioè, non sono né un VIP né altro, anzi, sono solo uno che prova a fare il suo. Quindi a maggior ragione chiacchiero volentieri, perché insomma, alla fine, ripeto, quelli che seguono di più le live e con cui riesco a instaurare un rapporto sono gli amici che contano per me, perché danno peso a quello che faccio e mi capiscono. Sì, col tizio dell'FIB, spero che dopo si possa far fuori o ci può, non so, essere una scelta, qualcosa, perché mi dà troppo fastidio. Mi dà troppo fastidio quel tipo. Amici, prima di tutto, beh, solo, non è solo quello Kitsune, è proprio in generale, per me è così, perché io sono veramente molto solo, ho un figlio unico, ho una situazione adesso molto particolare in casa, che mi manca un sacco mia mamma perché non sta bene, perché è ricoverata per problemi di salute abbastanza seri, non ho amici, non esco particolarmente con nessuno, lasciando stare la quarantena o meno, sono relativamente abbastanza solo, quindi quelli che seguono di più le live, che magari mi scrivono su Instagram, che seguono Twitch, sono le uniche persone con cui ho un contatto, anche un minimo di confronto, anche riguardo alla mia passione, perché poi non ho altri modi anche solo per confrontarmi, capito? Cioè, in generale lo dico, non ho altri confronti per dire, ah, ho letto quel fumetto, eccetera. Per me l'unico modo sono i video e Twitch. È l'unica cosa. E infatti io non prendo mai, non mi prendo cura di me stesso. Sono lasciato molto andare, soprattutto nell'ultimo periodo, perché è un periodo un po' difficile per me. Abbastanza difficile. Quindi mi sono lasciato parecchio andare. No dai, fa finta di essersi sparato sto cretino. FIB special agent, I got this covered. Detain this man. Fuck you, I should detain you. I just took a phone from my cretino. Go, pull us up. Quindi è quella la cosa. Sono molto chiuso. Anzi, YouTube e Twitch mi dà la possibilità di aprirmi di più. Di essere un po' meno timido. E di condividere le mie opinioni, perché sennò non direi a nessuno, tipo, è l'ultimo video tipo Cofanetti manga. Non l'avrei detto a nessuno, avete poi recuperato quel Cofanetti, che gli importa? Sul web puoi dire la tua. Questo in generale, che sia un blog, che sia per un sito internet, per una rivista, ti spinge comunque a cercare il confronto, comunque ad aprirti con le persone. Ed è la cosa che a me aiuta un po' a essere un po' più me stesso, tra virgolette. È per quello che cerco anche di poterci lavorare, ricavare da quel punto di vista. Non solo a livello monetario, intendo. Proprio a lavorarci a livello fisico, materialistico, diciamo. Perché comunque lo faccio da tempo. Cerco di prepararmi il più possibile in questi aspetti. Quindi cerco sempre di essere professionale, tutto, proprio perché mi interessa poterci lavorare. Perfetto. So che appunto non è facile tutto il resto, però che te lo dico. Fatela di quello. Guarda, se io non lo parcheggio lì, si lamentano. Ah sì, sono qua. Ok. Gli è andata bene stavolta. Hey Frank. It's cracking, man. So the chemical weapon in there, right? È difficile, Kitsune, è difficile. Almeno io faccio veramente fatica a legare con le persone, proprio per come sono fatto, purtroppo. Faccio veramente fatica. YouTube e Twitch mi dà questo permesso. Mi permette di aprirmi con le persone, però faccio fatica anche qua, e quindi. Maybe this time Steve will succumb to the strains of enhanced interrogation techniques. Interrogate him, are you insane? They're probably decorating him right now. Hey, David, your boys at the agency. Mamma mia, che pezzo di merda, sti tizi del FIB. Just try and keep your heads down. Ah, finito così. Mamma mia, che fastidio, sti due tizi, li odio.
Li odio. Oh, fucking A. Yes. What's up, man? My days in the wilderness are over. Sì, 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 ma infatti, cioè, sicuramente se ti leghi comunque la community, vieni ben accolto, la strada è semplice. Ti esponi e tutto, e che faccio fatica. Cioè, io seguo un botto di persone, anche per Twitch. Avessi il tempo di guardarne uno e esprimermi nella community, non riesco, neanche su Telegram. Mi faccio tanto i cavoli miei, capito? Quella la cosa. Cioè, il mio problema penso sia quello fondamentalmente, ragazzi, però è difficile per me aprirmi in un certo modo. Faccio veramente fatica. Per come sono fatto. Non dovrei, però sono fatto così, non ci posso fare niente. Ah, la sto portando indietro, ok, perfetto. Così dopo possiamo chiudere anche la Libes. Mi spiace per il discorso, cioè per la piega che ha preso la live. È vero, eravamo troppo intimi, però, insomma, non mi piace tanto esprimermi in quel modo, perché sennò sembra veramente uno che ci sta qui per nulla. Sono contento che abbiamo tante cose in comune, Kitsune. Possiamo approfondire il rapporto, ci mancherebbe. A me fa piacere. Quello che appunto vorrei evitare di essere questo tipo di persona in live. Non mi piace. Perché sennò veramente è giusto dirmi perché lo stai facendo. Che bella domanda. I know. Lo so, andare avanti e pensare positivo è proprio quello che mi manca, soprattutto in questo periodo, nell'ultimo mese. È un po' difficile, con calma. Vedi che ho fatto bene a potenziare la macchina, perché la uso spesso. Sì, ma io la sto subendo più di tutte, sta roba qua, Kitsune. Purtroppo ne sto subendo tanto le cose. Cioè, la sto vivendo molto molto difficile sta cosa qui, ecco. No. Stay. You better treat her right, man. I will, amigo. Otherwise. Sì, è una delle piponiche. Beh, a me piace. L'ho potenziata per quello, perché non riesco mai ad usare, cioè era un po' troppo lenta, quindi ho preferito potenziarla, perché visto che Trevor è proprio il primo che usa sempre la sua macchina. Tanto Michael ha cambiato macchina, perché è diventato non più povero, ma lasciandosi con la moglie ha cambiato macchina, però l'ho potenziata anche la sua e ho potenziato quella di Trevor proprio perché sono quelli che la usano più spesso, almeno Trevor è quello che la usa di più. Quindi ho preferito proprio potenziarla. Monkey Business, bella città. È un film, se non mi ricordo male. Però la uso appunto spesso per quelle, quindi ho preferito potenziarla. Ragazzi, io vi saluto. Faccio un salvataggio rapido al volo. E continuo a montare il video, a avermi un attimino da fare per portarvi contenuti migliori, eccetera. Quindi grazie comunque di aver seguito la live. Mi spiace un pochino per la piega che ha preso. Non volevo. Ma non è detto comunque con commiserazione o per pietà, però sì. E vi auguro comunque una buona notte. E niente, ci sentiamo domani con un'altra live, sempre alla stessa ora. Grazie comunque di averlo visto, spero vi siate divertiti lo stesso. Ciao ciao.